su questo argomento, Marco, sì, su Roberto Benigni, il nostro Diego Fusaro, che è collegato con noi. Diego, buongiorno, benvenuto Diego. Buongiorno, un buongiorno, caro saluto a tutti, buongiorno, da Diego Fusaro. Che non si è sottratto ieri alla, alla visione televisiva, no? Credo che anche tu abbia visto il Sanremo edizione 70, anche tu credo. Devo svelarvi un segreto, io in realtà ieri non ho visto Sanremo, ho preferito dedicare la mia serata alle letture, però poi ho rivisto invece in rete l'intervento di Roberto Benigni, quello sì. E che te ne pare, Diego? Raccontaci la tua visione. Ma io, come sai, ho sostenuto e sostengo che questo Sanremo si caratterizza quest'anno per essere un'aggressione al cristianesimo, di fatto. Cioè la tendenza fondamentale, cioè, tutto è stata il festival, la cristianizzazione. Il festival. Sì, dal punto di vista culturale, ovviamente, non delle, non canoro, ecco. Un'aggressione al cristianesimo che si è determinata in primis con la finta messa inaugurale di Fiorello agghindato da prete di campagna. Sai che sono, sono completamente d'accordo, ho pensato la stessa cosa che tu stai dicendo, non mi è sembrata corretta, perché ho fatto un parallelo, scusami Diego, brevissimo, ho fatto un parallelo con una pubblicità di divani, no, che si riferisce ovviamente all'Altissimo e non è stata di buon gusto. Stessa cosa mi è apparsa anche dentro con Sanremo, dentro il festival. No, però in TV. Stessa cosa mi è apparsa con Fiorello, prego, scusami, E poi tra l'altro questa deteologizzazione del cristianesimo, questa dissacrazione, è seguitata la sera stessa con Achille Lauro che ha emulato maldestramente Francesco d'Assisi, raffigurato da Giotto, spogliandosi dei suoi averi e rimanendo con una tutina che a occhio e croce costava 6.000 euro o, lì per, o su per giù. Poi, dulcis in fundo, c'è stato l'attacco più duro al cuore del cristianesimo ieri con Benigni, che ha letto e interpretato il Cantico dei Cantici in una chiave postmoderna, del tutto scristianizzata, perché di fatto ha trasformato il Cantico dei Cantici in una sorta di canto pansessualista e arcobaleno del love is love, dove ogni tipo di unione è possibile purché vi sia il godimento e l'amore fisico, come ha più volte ribadito Benigni, rimuovendo totalmente il fatto che vi è certamente nei testi sacri la valorizzazione dell'amore, ma in una chiave che non è quella del love is love, ma è una chiave di apertura alla trascendenza e al divino, in una chiave sponsale legata all'unione dei sessi, che non è solo l'unione fisica, ma dove l'unione fisica è il punto di partenza per l'innalzamento a un'unione spirituale, etica. Tutto questo non vi era nel discorso di Benigni, la cui povertà narrativa si risolve nell'aver trasformato il Cantico dei Cantici in una sorta di hit parade per il Gay Pride, di fatto, che non c'entra nulla ovviamente con i testi sacri, dove invece non è in primo piano il godimento, ecco, come ha mostrato invece Benigni fraintendendo totalmente. In primo piano nei testi sacri c'è la partenza, certo, dal corpo e dal piacere fisico, ma per innalzarsi al divino, che è già in Platone questa specificità, dal basso all'alto, dall'immanente al trascendente. Tutto questo è stato rimosso da Benigni, ma del resto lui stesso era quello che andava a rimuovere nella Vita è bella il fatto che a liberare i campi di sterminio furono i sovietici e non gli americani, anche questo era stato rimosso, e abbiamo l'ennesima riscrittura ad usum della contemporaneità nichilistica, in questo caso dei testi sacri addirittura. È stata un'aggressione frontale, ripeto, al cristianesimo, che rivela le tesi di Guy Debord sulla società dello spettacolo. Lo spettacolo è il monologo autocelebrativo che la società e il potere fanno su se stessi. Ancora con Debord, lo spettacolo non è altro che l'autorappresentazione diplomatica della gerarchia dei rapporti di forza. L'abbiamo visto in questi giorni a Sanremo, il capitale è spettacolo, la società è spettacolo, tutto ciò che dice è tutto ciò che è, questo è il motto della società dello spettacolo, ed è stata perfettamente raffigurata sul palco dell'Ariston, di cui Benigni è stata una parte
decisiva, a mio giudizio, è stata una parte decisiva. Roberto Benigni, Fabio Duranti, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Insomma, buongiorno. Sanremo, buongiorno. Visto direttamente, indirettamente, ci riguarda, questo lo sappiamo sì. molto bene da sempre, da 70 anni direi, sempre di più. E tu? E la tua versione di Benigni in TV ieri, del Cantico dei Cantici, qual è? Ma guarda, io concordo ovviamente con quello che ha detto Diego, perché avendo studiato la materia... è assolutamente vero quello che ci dice, e però io pongo subito una domanda di carattere sociologico, no? E cioè, Diego, voglio sapere il tuo pensiero, atteso che adesso è di moda, o anzi è un ordine che parte dall'alto, la riscrittura addirittura dei testi, ma addirittura dei testi sacri o dei testi dei grandi poeti, dei grandi filosofi, cioè è in atto una riscrittura da parte dell'attuale nomenclatura per rendere... tutto ciò che è stato scritto nel passato e gli insegnamenti dei nostri avi diversi da quella che è la realtà, diversa dalla sua reale natura, la riscrittura e la narrazione edulcorata di quelli che sono gli insegnamenti dei nostri progenitori. Ecco, Diego, ma questo avviene perché c'è una grande ignoranza, perché nessuno ha mai letto queste cose, quindi se arriva un Benigni della situazione a Sanremo, dopo tutto, con tutto il cancan che vi è dietro, mediatico, e quindi anche la autorevolezza mediatica, se vogliamo, no? E ci racconta una diversa storia del Cantico dei Cantici, facendola passare addirittura come un inno anche a tipi di amore più promiscui e più anche se diversi. Benigni non è il Papa, Benigni, ho capito, è un attore, però è una persona, che contrariamente a quanto viene pagata ad esempio l'orchestra, che è la colonna sonora di Sanremo, alla quale le notizie di cronaca ci dicono che gli vengono dati 50 euro al giorno per lavorare 10-12 ore, ovvero meno di quanto agli aggiunti, esatto, sì. Meno sì, di quanto prende. Però mi permetto di dire una cosa: Benigni non è il Papa, è stato detto, ma in altri tempi, di fronte a un monologo così distorcente il messaggio cristiano, il Papa sarebbe intervenuto, o se non il Papa, le autorità competenti per prendere le distanze. In fondo è sempre avvenuto. Oggi invece non avviene, perché di fatto non c'è questa dissonanza tra la visione che Benigni dà del cristianesimo e quella a cui la Chiesa di Bergoglio sta dando corso, tradendo completamente il messaggio di Ratzinger, che era invece l'ultima voce di opposizione al nichilismo della civiltà dei mercati, con Bergoglio che dal mio punto di vista è per la Chiesa l'equivalente di Gorbaciov per l'Unione Sovietica, cioè lo smantellatore, quello che parla di perestroica, di rivoluzionamento e ristrutturazione, ma in realtà non è una perestroica, ma è una dissoluzione interna. Il messaggio è esattamente quello: la Chiesa smarrisce l'apertura alla trascendenza, smarrisce ogni riferimento alla figura di Cristo, non come uomo tra gli uomini, ma come figlio di Dio, e di fatto diventa totalmente allineata con il verbo omologato della civiltà dei consumi. In fondo, te ne sarete accorti anche voi, oggi nella cristianità di Bergoglio si può essere perfettamente allo stesso tempo e la stessa persona consumatori gaudenti e cristiani. Viene meno l'idea del sacrificio come sacrum facere, e questo è il punto. Anche il messaggio di ieri di Benigni va in questa direzione, sta dicendo: attenzione, per essere dei buoni cristiani si può benissimo essere consumisti erotici, pansessualisti, plusgaudenti, senza contraddizione. Anzi, è il testo stesso che ci invita a esserlo. Del resto, voi mi insegnate che l'anticristo, in tutte le sue raffigurazioni storiche, da quella del Signorelli al Duomo di Orvieto, fino ad arrivare al racconto dell'anticristo di Soloviev o all'anticristo di Roth, è sempre colui il quale non dice di essere l'anticristo, ma dice di essere lui Cristo e di essere il giusto esegeta. Lo diceva anche Ratzinger nel suo libro su Gesù di Nazareth. L'anticristo oggi è quello che dice di essere lui il rappresentante di Cristo, fa un'esegesi sbagliata e fuorviante, maligna dei testi, e appunto non rinnega i testi, ma se ne appropria. C'è un passaggio bellissimo, se mi consentite, di Roth, l'anticristo, romanzo splendido che a tutti consiglio, dove dice che in realtà non sono da temere gli atei al massimo vanno
compatiti, ci sentiamo tristi per loro, dice. Ecco, ma se qualcuno mi dice che crede in Dio e che l'ingiustizia è giustizia, allora lo maledico, dice. Credo in Dio, ma dico che l'ingiustizia è giustizia. Quello è il personaggio più pericoloso, quello che appellandosi a Dio chiama ingiustizia la giustizia e giustizia l'ingiustizia, cioè rovescia il rapporto fra le cose. Ecco, ieri sera, a mio giudizio, sul palco non sono state le parole di un ateo, ma sono state le parole di chi, richiamandosi a Dio, ha chiamato giustizia l'ingiustizia, per dirla con Roth. Roberto Benigni ieri a Sanremo che finisce tardissimo, poi finisce sempre il giorno dopo, Marco, no? Eh sì, inizia con una data e poi va a finire all'altra. Io concordo con quello che ha detto Diego Fusaro, anche perché mi perplime Benigni e non mi convince, e ci vedo anche un pochino di non buona fede, perché lui ha detto: io questa sera canterò, mi va bene. E tu che sei in condizione e possiedi un brano immenso, perché non ci scordiamo e dimentichiamo che se avesse voluto solo cantare, Benigni poteva cantare un brano che cantò nella 52esima edizione, Quanto t'ho amato, un brano bellissimo, meraviglioso. Sì. Firmato da Cerami e Piovani. Piovani. Canti, fai la tua canzone, ti esibisci e basta. Perché hai iniziato a fare tutto questo sermone dedicato poi alla fine, visto che il cristianesimo è stato veramente bypassato, dedicato ai LGTBE in pratica, a tutti secondo qua. Te, E certo, ha mancato di rispetto, sono d'accordo. Se tu vuoi cantare, canti quella canzone meravigliosa, visto che l'hai già proposta con risultati eccellenti. Canti e te ne vai. Guarda, dal mio punto di vista Sanremo è spettacolo, però evidentemente c'è da andare posso più sul una cosa? Sì. Se Diego, posso dire Diego. Una cosa? Vai. Il paradosso della situazione è che nell'epoca del politicamente corretto e della lotta contro tutte le discriminazioni, sbertucciare, criticare, dissacrare, profanare il cristianesimo non è considerato una violazione del politicamente corretto, ma ne è anzi parte integrante. È parte integrante del verbo unico globalista, ultraliberista, politicamente corretto e arcobalenico, dissacrare permanentemente il cristianesimo, presentandolo come una cosa di cui è lecito ridere alla Fiorello, è lecito imitare in forma sacrilega all'Achille Lauro, o addirittura distorcere capziosamente rendendola una religione dell'immanenza, del consumo e del plusgodimento deregolamentato e arcobaleno. Questo è il punto fondamentale su cui bisogna riflettere, e non è questione di essere cristiani o non essere cristiani, è questione di comprendere che c'è in atto un processo di dissoluzione nichilistica di ogni identità culturale e di ogni frontiera materiale o immateriale di opposizione rispetto al nichilismo della civiltà dei consumi, e che piaccia oppure no, il cristianesimo oggi svolge una parte, direbbe la teologia, di catecon, di freno rispetto al dilagare della civiltà dei consumi e del suo nichilismo. Ed è per questo che la civiltà dei consumi sta dichiarando tutta la propria inimicizia contro il cristianesimo, anzitutto sbertucciandolo, deridendolo, come è stato mostrato a Sanremo. E ripeto, Sanremo 2020 passerà alla storia per essere stato l'anno della dissacrazione aperta, volgare e integrale del cristianesimo. Perché, Fabio, proprio questa edizione 2020? Questo ma, tempo, secondo ma te, perché, se sei d'accordo con quello che dice Fusaro? Non solo sono d'accordo, ma rilancio, e cioè voglio dire che tutto questo fa parte di un progetto. Il progetto parte dall'ingegneria sociale, che è braccio armato della della classe finanziaria cosmopolita, che in qualche modo deve annientare o comunque dissolvere, rendere sterili, sterilizzare tutte quelle forme che possono in qualche modo contrastare il cammino della merce, quindi del consumo tout court, e che chi lo può contrastare? Lo può contrastare una visione dell'uomo tradizionale, naturale, normale, e da qui anche lo svirilimento, e rendere l'uomo non più territoriale, rendere l'uomo non più difensore del proprio territorio, della propria cultura, della propria tradizione, farlo diventare sostanzialmente, svirilizzarlo, questo. E poi l'altro elemento, l'altro grande ostacolo
è la religione. Quindi la religione cristiana, che è un grandissimo ostacolo al compimento del disegno generale cosmopolita, e quindi la religione deve in qualche modo essere rivista, riscritta, rinarrata, e Benigni ne è un sicuramente... Bravissimo Fabio. È così, Diego, scusami? È proprio così, caro Fabio, e mi permetto di aggiungere un punto che a mio giudizio è un tassello decisivo che completa e integra quanto stavi magnificamente dicendo, cioè questo punto. In passato il vecchio capitalismo borghese utilizzava all'occorrenza la Chiesa o veniva a patti con essa, si pensi ai patti lateranensi del 29, certo. Si pensi all'uso del cristianesimo come instrumentum regni, c'era un possibile accordo fra potere e Chiesa, cioè la Chiesa, il cristianesimo è un elemento dialettico, può essere utilizzato dal potere storicamente per giustificare se stesso e diventa allora l'oppio del popolo di cui diceva Marx, ma può anche essere nella sua corrente calda la rivoluzione contro il potere in nome del regno dei cieli, da Gesù Cristo in poi, e diventa allora quella che Marx stesso chiama la protesta contro il mondo reale. Per superare questa dialetticità del cristianesimo e della religione della trascendenza, il capitalismo nella sua logica di sviluppo, proprio come supera lo Stato, che è anch'esso un elemento dialettico, può essere lo Stato regressivo fascista, ma può essere lo Stato socialista e democratico. Se tu superi lo Stato vai nell'economia globale che non sarà mai democratica e socialista. Proprio allo stesso modo si supera la religione della trascendenza oggi per evitare una contestazione del potere da parte certo. della religione in nome certo. del regno dei cieli. Certo, il mondo certo. del nichilismo ateo sì. è inequivocabilmente il mondo del potere dei potenti, del capitale in cui non si crede in nulla se non nella merce. Per questo, come aveva colto splendidamente Pasolini, il potere neoedonista e consumista della civiltà dei mercati non sa più letteralmente che farsene della Chiesa e del cristianesimo, deve liquidarli in ogni modo. Cioè i valori devono abbassarsi, cioè i valori devono scomparire, deve rimanere un qualcosa di più liquido, in modo tale che il consumismo, la merce e comunque l'imposizione, la dominazione, l'imperialismo dei potenti attuali del mondo possa tranquillamente scorrere senza avere ostacoli, perché, ripeto, l'uomo inteso come uomo difensore del proprio territorio, della propria cultura, delle tradizioni, dei propri valori, è un ostacolo e la religione è un altro di quegli ostacoli. Vorrei dire un'ultima cosa prima di lasciare la chiusura a Diego e a voi. Stiamo chiudendo. Sì, stiamo chiudendo. Ecco, che poi c'è no. un'altra cosa da sulla quale ragionare, ovvero il fatto che Benigni, non ci dimentichiamo che prese una barca di soldi, così come li ha presi adesso. Io prima facevo il paragone con gli orchestrali perché è una cosa che a me fa vergogna, sì, certo. A me da cittadino italiano fa vergogna questa cosa qua. E perché poi andare a fare un sermone politico, comunque, Benigni fu quello che, sempre guadagnando una barcata di soldi, andò a raccontarci la nostra Costituzione davanti al Presidente della Repubblica, salvo poi dimenticare di dire in quel sermone che la Costituzione già in parte era stata calpestata e lo è ancora. E quando qualcuno cerca di chiedergli, come noi abbiamo fatto peraltro tempo fa, senti, ma tu hai parlato della Costituzione, hai inneggiato ad essa, hai parlato di questa meraviglia che è stata scritta per il popolo italiano, ma poi le leggi attuali, quello che accade, i trattati nazionali e internazionali, la stanno calpestando, tu che pensi? Ma non possiamo parlare, e quindi non ha accettato di parlarne. Ecco, quindi Benigni è a questo punto, io ritengo, così senza voler offendere, ma è un'analisi, è soltanto un buffone, ma nel senso non offensivo, nel senso proprio teatrale della cosa, che è pagato per fare uno spettacolo divertente, lui è bravissimo, è un dominatore delle scene, ma che poi abbia una funzione inversamente pedagogica, ovvero pedagogica magari per i signori del potere, che quindi, forte del suo premio Oscar, del fatto che ha questa sua autorevolezza eccetera eccetera, voglia indurre la gente a non credere più ad alcune regole, alla disciplina, alla religione, ad altre cose, e mette in mezzo il Cantico dei Cantici che, Diego, ribadiamolo così in quest'ultimo minuto, aveva un significato totalmente diverso per noi che lo abbiamo studiato, quello vero, certamente. O no? È l'elogio certamente dell'amore
tra le creature, anche nella dimensione corporea, ma non si esaurisce nel life is now del godimento deregolamentato e pansessualista, una sorta di panerotismo della libera circolazione dei corpi. Tutto il contrario, parte dall'amore fisico per salire la scala cieli che porta a Dio. Gli sposi, certo che hanno un rapporto sensuale dei corpi, testimoni di Dio e della loro, come dire, della vita del cristiano. Vedremo se questo, se questo intervento di, ho visto, in effetti, insomma, non ci sono, non si è andati sul profondo, e ho dato uno sguardo anche ad Avvenire, ad altre testate che avrebbero potuto anche esprimere delle cose. Chissà se succederà nei prossimi giorni che qualcuno, come è stato fatto oggi in trasmissione, vada un po' più sul profondo e sul modo in cui è stato interpretato il Cantico dei Cantici. Francesco, ma questo lo dice solo Radio, per fortuna, orgoglioso di farne parte, perché abbiamo assistito a una situazione che ci dice che la regola è che non ci sono più regole, secondo Benigni, perché questo ci ha imposto, e poi viva Dio, a Radio si dice Festival 2020, adesso invece 2020, cosa vuol dire? Non ho mai capito. 2020, solo su Radio, è questa la unicità di questa. Grazie a Diego Fusaro, Fabio Duranti, buona giornata grazie, a voi. Grazie a tutti, grazie a tutti. Da Diego Fusaro. E grazie a Diego, grazie a te di nuovo, Diego, perché queste sue perle di saggezza filosofica ci illuminano. Grazie a tutti.